gossip uomini e donne, Giulia De Lellis insultata e offesa, l'incontro sciocca. Uomini e donne gossip, valanga di insulti per Giulia De Lellis, ecco cos'è successo alle Iene. Cancelletto Giulia De Lellis continua ad essere una delle protagoniste di Uomini e Donne tra le più chiacchierate e discusse di sempre. La fidanzata di Andrea Demante, che quest'anno abbiamo avuto modo di vedere anche come concorrente nella casa del Grande Fratello VIP su Canale 5, è stata oggetto di numerose critiche ma anche di pesanti insulti e offese che le sono stati rivolti contro proprio durante la sua partecipazione al reality show condotto da Ilaria Blasi. Giulia De Lellis di Uomini e Donne insultata e offesa sui social, ecco il motivo. Ebbene, ieri sera nel corso della puntata delle Iene Show in onda su Italia 1 abbiamo visto che Giulia De Lellis si è ritrovata faccia a faccia con un suo hater. Il protagonista in questione si chiama Domenico e nel corso delle scorse settimane ha usato termini e insulti decisamente gravi nei confronti della giovane protagonista di Cancelletto Uomini e Donne. La De Lellis, infatti, sui social è stata offesa duramente dal ragazzo che l'ha apostrofata con termine bocch. E poi ancora le ha augurato la morte a lei e al suo fidanzato Andrea Demante. Il ragazzo è stato convocato a Mediaset con la falsa scusa di un provino e nel bel mezzo della chiacchierata si è trovato a dover fare i conti con Giulia De Lellis, rimanendo a dir poco senza parole. A quel punto Domenico ha capito subito che si trattava di una trappola, anche perché Giulia De Lellis è stata subito molto diretta e ha chiesto al ragazzo spiegazioni su tali offese e insulti. La reazione dell'haters non si è fatta attendere e ha ammesso di avercela tanto con la De Lellis dopo le sue frasi e le uscite poco carine contro i gay pronunciate nella casa del Grande Fratello VIP. L'incontro tra Giulia De Lellis e il suo hater alle Iene Show. Giulia, però, si è giustificata subito ammettendo di aver sbagliato ma di aver anche contestualizzato le sue parole e le sue affermazioni sugli omosessuali fatte all'interno della casa di Cinecittà. Sta di fatto che alla fine i due hanno fatto pace. Domenico ha chiesto scusa a Giulia per gli insulti gravi ma ha ribadito che secondo lei rimane una ragazza un po' ignorante. In questo caso l'offesa è stata accettata dalla De Lellis, che in quanto personaggio pubblico sa benissimo che non può piacere a tutti. Al tempo stesso, però, ha ammesso di essere stufa di ricevere questi insulti pesanti e talvolta gratuiti che fanno stare male anche la sua famiglia che la segue sui social network. Cancelletto Uomini e Donne oggi.